Salve, buonasera. Sono qui perché sto aspettando di capire se il mio Bluetooth ha intenzione di beccare il mio controller, ma sembrerebbe proprio di no, perché non vede proprio il Bluetooth. E non so perché, ma sta chiave metterla, toglierla e rimetterla. Vabbè, non vi faccio vedere il gioco perché non c'è niente di base, cioè semplicemente una schermata di impostazioni. Fa tanto piacere quando i giochi iniziano così, devo essere sincero. Bello, si vedono le coperte lì di fianco. Che cazzo. Dai, trovami il controller. Io non so neanche se si può giocare col controller a sto gioco. Però, facciamo una prova. Buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti su. Ok, sembra di sì. Su Until Then. Uscite del testo, no, mettila al massimo, poi leggo io con calma quando voglio. Cos'è Until Then? Per chi segue assiduamente il canale, qualche tempo fa, io e Barbara, durante una delle conferenze, abbiamo visto questo giochino che sembrava. Scusate, io leggo intanto questa. Ok, ma non c'era traccia di che palle questa cosa. Inizi che io non posso manco parlare. Nemmeno una pista. Nemmeno un'ombra. Nemmeno una traccia. L'hai già detto prima, una traccia. È da molto che non pioveva così. Adoro le gocce di pioggia che mi scivolano sul viso. Non ho mai capito cosa volesse dire, perché questa cosa non la dice mai nessuno, è una menzogna. Ma sono contento che il cielo notturno piangesse per lei. Va bene. La pioggia battente mi dice che sei là fuori, ma al contempo non sei da nessuna parte. Ok. Dopo 1 milione di grida e altrettante ore, un po' tante, 1 milione di ore, mi sono finalmente arreso. Ho corso più che ho potuto, ok? Proprio come mi ha detto lei. Fino a quando. Non sono stato io a scomparire, ok? Bel hook, bravo. Dietro di me ho guardato ovunque, dentro di me ho guardato ovunque. Ho cercato ovunque. Ho gridato il mio nome ai 420. Ma non c'era traccia di me. Di me? Di me? Di me, ok. Come se il mondo fosse finito. Ma una parte di me vuole credere che. Fa pure rima, quasi. Il mondo non è ancora finito. Ok, un po' criptico come inizio. Un po' tanto criptico come inizio. Non partiamo in maniera eccellente. Ok, il caricamento con un orologio, carino. Perfetto. Stavo dicendo. Per chi segue costantemente in maniera assidua il canale, saprà che qualche tempo fa io e Barbara, durante una delle live di annunci e robe così, abbiamo visto questo giochino che si chiama Until Then. E ci ha un po' ispirato, ci ha detto qualcosina. Dovrebbe essere un titolo filippino, se non ricordo male. E non so praticamente nulla. Io non ricordo il perché mi avesse attirato il gioco. Onestamente, è passato un po' di tempo. Sicuramente più di un mese, perché doveva uscire il mese scorso, il 25 di maggio. Invece l'hanno rimandato di un mese. E anche a maggio, se non ricordo male, era già un rimando. Quindi ricordo ben poco di quello che avevamo visto all'epoca. Comunque, noi iniziamo. Con il suono di una sveglia. Ah, che figo! Bello che siamo noi che dobbiamo. Madonna santa. Oh! Pezzo di stronzo, ripigliati! Quanto devo suonare qua? Penso che fare la sveglia possa essere. Possa essere la mia vocazione. Rompere i coglioni alla gente di prima mattina senza subirne le conseguenze, anzi, sto effettivamente facendo il mio lavoro. Devo dire che potenzialmente, non male. Ok, questa pixel art è un po' particolare. Perché è pixel art, ma in un mondo 3D. Che serve riordinare? Vero? Buona fortuna. Resterei così per settimane.
Ok, e lui a, a muoversi nello spazio tridimensionale. Io vado solo avanti e indietro. Ho provato a fare i compiti per un minuto, ma poi mi sono fatto distrarre dallo sterminio dei mostri digitali. Ci ho provato. What? Che vuol dire dallo sterminio dei mostri digitali? Suona proprio tutta la canzone. Sentiamo. Un po' di gente che rompe i coglioni di prima mattina, eh? No, mi sa che è un loop. Immagino che rimarrò su Brilla Brilla la stellina, no? Virtuoso 23, stato della domanda. Gentile Mark Boria, la ringraziamo per il suo interesse a entrare nel programma Virtuoso 23. Abbiamo inviato la candidatura di criteri di selezione. Comunichiamo che purtroppo la sua non è stata selezionata per ulteriori considerazioni. Ah. Desideriamo ricordare a tutti i candidati che possiamo selezionare solo un numero ristretto di nuovi membri ogni anno. La ringraziamo per il tempo dedicato all'invio del materiale richiesto e alla compilazione della domanda. La commissione giudicatrice apprezza la sua partecipazione. Abbiamo le nostre porte i migliori pianisti ogni anno, quindi continui a esercitarsi. La auguriamo di riuscire a mettere a frutto la sua passione come musicista e pianista. Ultimi risultati, Erika Sanchez. Ci sta. È importante non farsi scoraggiare in queste situazioni. Ricordiamo che pure i Maneskin all'epoca sono arrivati secondi a X Factor. Il primo, nessuno se lo ricorda più. Jeff Zucchi, offerta ripetibile, non è una truffa, no, incredibile, che culo. Uno dei migliori più giovani nel mondo, credo. Dare da vivere, una idea fissa, usare una richiesta per è segretamente $1,500,000. Che culo. No, vabbè, che culo, siamo ricchi finalmente. Ma chi se ne frega di diventare bravi col piano, allora. Ritorno a casa per Natale. Paolo Boria, quindi sarà il fratello e il padre. Ciao figliolo, è il padre. Mi spiace farti aspettare, ma non ho ancora novità sul nostro ritorno a casa. Qui la situazione è allo stremo. Uno dei nostri elettricisti è rimasto folgorato a morte in un incidente. Potrebbero chiederci di lavorare fino a Capodanno per riparare i danni, altrimenti qualcun altro potrebbe farsi male. Non so che dirti, se le cose si metteranno per il verso giusto ci vedremo, ci proveremo. Chiederò anche a tua madre quando mi risponderà. Ci risponderà. Spero che a scuola sia andato tutto bene, ti voglio bene. Grazie padre. Cioè, AED Fast Remit. Oh, 3.000 AED? Cosa sono? Sono tipo la valuta. Ma quanto corrispondono? Sacrificare per spendere. Non dimenticare di pagare le bollette, figlio. Le fa pulire la casa la signora Aira. Questo è il tuo secondo avvertimento. Per l'amor del cielo, non spendere i soldi in videogiochi inutili. E allora? Torna a rischiare la vita per mandarmi soldi. Come li spendo? Sono cazzi miei. Va bene. È andata un po' male, eh? La mattinata non eccezionale, oserei dire. Ah, ok, oh no. Oh, oh. Carino, bene. Fatto. Nicco, nicco, ni. Dai, così. Oh, ne manca uno. Fatto. Prontissimo, vai a scuola, ok. Noi non sappiamo quanti anni ha, possiamo, diciamo, dedurre che ne abbia più o meno 18, considerando che sta cercando di entrare... Scusa, impostazioni, un po' altino l'audio. Diminuirei se... Vabbè, abbiamo capito, siamo a mouse e tastiera. Ok. Possiamo dedurre sui 18 perché sta cercando di entrare nelle scuole alte, diciamo. Quindi università o high school, quello che è. Un'altra giornata elettrizzante. Minchia, se me ne torno a casa? Quel gioco può aspettare, no? Come? Lo so, la scuola è una stazione di distanza, ma per qualche motivo ho sempre preferito i treni. E i dialoghi per ora lasciano un po' a desiderare, eh? No, gli uccellini. Poveretto. Quasi Jimmy, sarò sempre con te.
No, è un topo. Ma cucciolo. No, che brutto. Il cagnolino randagio. Fai pat pat, bastardo. Fai pat pat, maledetto. Luis Ordunia, ciao Mark, come va con la presentazione? Per cosa? Questa tilta? Questa impazzisce? Eccolo qua. Non dirmi che ti sei dimenticato la relazione sul libro. Oh oh. Aspetta, stai scherzando, vero? Sono di. Non preoccuparti, capoclasse. Finito tutto ieri, ok. D'accordo, spero vada bene, visto che hanno dato qualche settimana. Non sono sicuro di aver capito perfettamente. Ma dobbiamo solo esporre i punti salienti e i temi principali. Ok. Accidenti, Luis, sei il genio della classe. No, vabbè, basta usare la tastiera, che sennò impazzire. Hai capito, di sicuro non è complicato. Ci siamo noi ad aiutarti, dai, facciamo quelli supportivi. E ci siamo noi ad aiutarti. Beh, buono a sapersi. Non iniziamo benissimo, eh. Non sogniamo sapere che questa volta abbiamo le slide, non come l'ultima volta. Puoi fidarti di me. Probabilmente puoi fidarti di me stavolta. Perché le altre mi sa che non è andata benissimo. A dopo. Allora, in realtà non le ho fatte. A dopo. No! Dai! Dai, che mafia! Cosa? Oh no, volevo vedere cos'era quella. La infobox. A quanto pare sarà un venerdì divertente, non è certo una novità. Siamo il tipico ragazzo scansafatiche. Stile anime proprio. Bene, cosa. Ragazzino? Pulcini appena tinti e colorati? Ne vuoi? Perché dovresti. Non mi tinta neanche un po'. Perché dovresti tingere i pulcini? Cosa vuol dire appena tinti? Hai sete? Vuoi fumare? Ho tutto. No, grazie. Ho già ricevuto la mia dose dall'aria inquinata. Come fumo? C'è il cibo, ok. Posso tipo correre? No. Sembrerebbe di no. Laguna Lines, travel to a simpler life. Think your life is going to circle, let us help you escape. Ok. Stiamo entrando in metropolitana, immagino. Addirittura i metal detector in metropolitana. Ok. Scusami, ma come possono mai funzionare i metal detector in metropolitana? C'è uno che ha la cintura, l'orologio, il cellulare, gli anelli, la collana. Come cazzo fa a funzionare? Non ha senso sta roba. Questo è fuori servizio, chissà chi è il prossimo. Chissà chi è il prossimo. Come l'impressione che le traduzioni facciano cagare. Questo è il biglietto. Biglietto per solo andato. Va bene. Come faccio? Stazione gestionata? Williamson, giusto? Ha detto che era solo. Però io non so verso dove. Non so dove devo andare. Oh, prendo questo. Diceva che era. A una di distanza. Sono small business, purchasing 3 tickets. Ok. Resto, va bene, ok. Ok, boh, non lo so. Solo potessi aiutarmi a preparare una presentazione in una manciata di minuti. Chi è? È mio? Ce l'ha con me? Roba mia? Che succede? Premo start. I comandi sono un po' strani sul controller, eh. Sto continuando a usarlo solo perché è veloce per mandare avanti i dialoghi. Però no, sai cosa? Vado dritto con il. Mouse e tastiera e via. Give your life back when disaster strikes. Fammi indovinare.
devo capire che azioni, vedi profilo. Amici, novembre 98, 972 amici. Salute. Siamo senza slide di nuovo. Se. Se. Proprio come volevasi dimostrare. Quindi non le hai preparate? Non è che adesso non le ho preparate. Che non le ho preparate. Tutto qua. Mi conosci. Vabbè, senti, vaffanculo il controllo, abbiamo capito. Non è cosa. Almeno hai letto il capitolo, un riassunto? No, per niente. No, ieri sono salito di livello. Non hai visto la classifica? Oh no. Figlio di... Senti, non voglio pensare che sei senza speranza. Però un po' sì. Ok, sei senza speranza, vedi. Visto che parli tanto, tu cosa hai fatto? Ho letto alcune parti del capitolo. Non osare paragonarmi a te o Kyle. Passato tu scuro. Uffa, e magari Louise se la prenderà con te di fronte alla classe. Da fuori di Louise li zittirebbe tutti. E poi chiederanno, inizieranno a chiamarti il nuovo Kyle. Cavolo, non dovevi farmici pensare. Vedi, vorrei fare la fine di Kyle, eh. Scusate, vado a prendere un goccio d'acqua perché sto morendo di sete. Arrivo subito. Cioè, aspetta, non mi scrivere tutto adesso, un attimo. Assai. Hai paura di fare la fine di Kyle, eh? Potrebbe succedere di nuovo per colpa tua. Cioè, perché mai dovremmo fare qualcosa per provocarla? Non ho capito. Cosa? Perché ho selezionato? Posso selezionare? No, vabbè. Che vuol dire? Che vuoi dire? Sovvia, non far finta che non ti piaccia. Quindi piace? Come a tutti, purtroppo. Io non sto capendo, raga. I dialoghi o sono scritti malissimo o sono tradotti malissimo. C'è uno solo che... Aspetta, un mese. Provoca... Non ha senso questo dialogo. Non ha senso. Non far finta che non ti piaccia, quindi ti piace come a tutti, purtroppo. Scusate, io provo a metterlo in inglese. Cioè, ok. Cioè, sai che ti piace? Ah, perché questa roba me lo fa ancora. No! Vabbè. Che non ho preparato le slide? Sì, ok. Le ho appena detto che le ho fatte, vabbè. Come? Siamo spacciati. L'ultima volta è sbloccata malissimo, ricordi? Merda, ora. Oh, merda, hai ragione. Devo prendere questa cosa sul serio. Come se dovresti? Ok, ma possiamo fare. Farli in tutta fretta come l'ultima volta, vero? Sei impazzito? Ti pare che abbiamo tempo? Non so, ma visto cosa c'è in ballo, dobbiamo fare del nostro meglio. Ok, arrivando a scuola in orario. Avremmo 10 minuti per preparare questa roba. Ho capito, arrivo. Ok. Ok. Ritiro tutto questo, non è un normale venerdì. Devo sbrigarmi. Va bene. Va bene. Metto un attimino... Sperando che abbia salvato. Sperando che me lo traduca in inglese adesso. Che palle, però. Non ho voglia di stare a tradurre. No! Oh, no! Pezzo di merda. Vabbè, però almeno magari riusciamo a capire qualcosa. Il problema è che è un po' lento. È un po' lento. Diciamo che per ora non parte alla grandissima. Non parte alla grandissima, devo dire, eh.
tutto questo spero di nuovo di aver azzeccato la tratta. Senti, io faccio per Allana, per Belica. Tanto poi il biglietto... No, vabbè, facciamo... Ma io ho tipo l'inventario o qualcosa che mi dica quanti soldi ho. Non ho un modo neanche di partire con... If only they could assist me in making a slight tech in minutes. Livello artistico molto carino, eh. Anche se un po' mi triggera il fatto che le cose siano in 3D e lui sia in pixel art 2D. Cioè è proprio il cambio di stile. La differenza di stile fra le due cose che non mi ispira tantissimo, non mi fa piacere. È un po' incoerente. E in generale non è che stia partendo benissimo sto gioco, eh. Let me guess, we have no slides. Again. Bingo. So you didn't do it? You know me. Did you know me? Didn't you... Just do the chopper or something? No, but I leveled up yesterday. Didn't you see the leaderboard? Okay. Son of a... Okay. I don't want to think you're hopeless, but like... You are. Okay. You weren't so, so what did you do? Red parts of it. Don't even compare me to you or your... Or to Kyle. Come to the dark side. If Lee snaps at you in front of the class too, Lee's rage would silence the entire class. There, they're gonna start calling you like the new Kyle. God, you didn't have to bring that up. See, haunting to be Kyle. The rage just happened again because of you. Like, I don't know why. Do we even do shit that would provoke her? Che senso? Dude, come on, don't even pretend you're not... Ah, vedi? No, giusto. Ok, così ha leggermente più senso. Perché sta dicendo che piace a tutti, quindi piace anche a lui. Did you say that? Wait, does she know? That you like her? No, ok. Ha più senso in inglese. Che non abbiamo le slide? Sì. E l'ho detto che le abbiamo fatte, va bene. Scusa. Sei carne morta. She nearly had it last time, remember? Now, are you sure you're gonna take this seriously now? Sì. Then right, you should. Can just scram this like the last time, right? Not... Aspetta, forse è meglio se mi sposto con la telecamera, perché loro sono sempre... Parlare di qua, mi sa. Quindi... Cioè mi metto di qua. E poi facciamo questa cosa magica. Ecco, perfetto. Are you nuts? You think we got enough time? I don't know, we're making a mistake, we just gotta try our best. Ok. Ok, if we get to school on time, then we got 10 minutes tops to crown this shit. Catch on my way. Ok. Va bene. Taking it back, this is not a typical Friday. Gotta hurry. Ok. Che faccio? Aspettiamo più velocemente? Cosa... Qual è il piano? Dai. Alright. You can do this. Spoiler, no. Ok, inizio un po' lento, non eccezionale, lo sapete come piace a me, un intro bella potente, poi il gioco può rallentare anche, però un minimo di hook sarebbe importante. Oh, abbiamo Facebook, just one click from my fridge and chest tournament, even for to Pete, wish me luck. Ah, ok, possiamo... Oh, wow! Congrats, good luck, posso mettere... Oh, wow! Athletes, Black Press, Motivation Messenger for Athletes. You're gonna go to the nerve there for a second, grand season, good luck. Ok. Posso anche condividerlo? Non mai condividerlo. No. Sleep with my new baby, pull this life. Sbalding, Tierso, va bene. The Liam Sun Time, where the economy has started to recover after
Disastrous impact of the ruling. Wow, ma hanno... Wow! Ok, hanno proprio creato tutto. Ma io davvero posso andare così a fondo? Wow. Ok, quindi praticamente mi sa che qui da qualche parte c'è stato the ruling in the Philippines. Explain from the record the club the multi designer for the world at the same time for 6 hours. Ok. So the ruling or the judgment. Ok, quindi il the ruling o il the judgment sono degli eventi catastrofici che sono avvenuti in diverse parti del mondo contemporaneamente. Diverse, una moltitudine, quindi tanti. Per 6 ore. Losses totaling up almost 20 trillions. Mica cazzi. Earthquake, tsunami, tornadi. Hurricane, ok, sempre tornadi. 308 disastri naturali in 6 ore. Minchia, ok. No logical explanation, ok, non c'è una spiegazione. Statistics board report. Minchia. Solo nelle Filippine sembrerebbe che ci sia stato 461.000 morti. Monster World Cup film is still declared under still Mario. Il press Fernando Coyuanco. Ok. Ma Italia. Attenzione, controlliamo l'Italia. Filippino, ok, no. Madonna mia, che disastro. Va bene, quindi c'è stata questa roba. Ok, come torno indietro così. Ok. Board playing a game with watercolor. Carino, bravo, pieti sto like. The interagency at us for more housing renovation per the ruling, ok. We'll miss you. Non so di chi parla. 86 commenti? Ok. Ah, posso commentare anch'io? Sorry for your loss. Mi metto il like adesso? No, non mi metto. Metti mi piace un tuo commento! No, pure l'achievement! No, dai! Dai, no, che schifo. Ma è sure fans, non c'è un. Dai, è mitico, fortissimo. Do you play piano? You want to tell to expand your boundaries? Should I go part of that? Ma perché no? Sì, how many slots? Cosa ci rispondono? Sure, ok. Va bene. Feeling blessed. Ma io posso andare a vedere anche i profili delle persone. Ma madonna, ok, no, in realtà non è così profondo perché non c'è il profilo intero. Però, che figo. Allora, lei è la nostra compagna di classe. Del 99 siamo nel 2014, quindi abbiamo più o meno una quindicina di anni. Siamo alle medie, immagino, medie barra inizio superiori. Wait, questo però non torna con quello che abbiamo appena scoperto con la... Luck. Io posso vedere pure loro? Wow. Posso vedere ogni singola persona e ogni singolo messaggio. About lei, il profilo privato. Angela Naval. Ok. Va bene. Ok. Perché non sto non sto studiando? Forse dovremmo. Renzo, do I think I see you from here? No. Dove? In the train. Ok, allora sì, forse sì. Just before, will you? Ok, creep. Va bene. No. Cosa... Cosa fa? Vabbè, ok. Io sto prendendo sempre lo stesso tasto, eh. Andavo avanti e indietro. Ma tu sei... Ah, ok. Gli asset dopo un po' si ripetono.
Let me guess. Non hai dato un'occhiata mentre eri qui dentro, vero? Davvero? Lasciami stare. Fra, stavi guardando... Ah no, back it up nel senso di mostralo. Fra, stavi guardando Facebook. Mi ha appena messo like al mio post. Non è vero, non è vero. Non ho messo like... Ah, è vero, no, ho messo like al suo post. C'era la palla, è vero. E tu invece? Che hai fatto? E adesso cosa fai? Minacci me? Guarda che c'ho i polsi grossi. Faccio male. Se questo non fosse il nostro ultimo report, ti insegnerei una bella lezione. Che coraggio, parli tu. Ok, non abbiamo tanto tempo. Ti devo rispiegare tutto? Fugilera swap. Much appreciated. Non sai, launch you? No. Crime and Punishment. Fyodor Dostoevsky? Dammit. Dostoevsky, comrade. Ok. Right, so there is this guy, Rodida Raskolnikov. Ok. E ha una sorella che si chiama Dunia. Ok, io non ho mai letto Orgoglio e Pregiudizio. That's it. Thanks, creep. Penso di aver capito. Non hai capito un cazzo, vero? Sì. Vero. Ma penso di aver capito a livello, almeno a livello teorico. Forget to make more use of your plan like that. Se solo ti impegnassi un po' di più. Non sono mica un nerd. Now that I see someday you'll be more... No, you'll get it someday. Un giorno imparerai. I'll be more what? Spit it out. Lascia stare. Same old act, right? I do the slides and you film me quick. Were you ready to do the slides? The first place anyway? Louise said I'm busier because BB practice. Basketball practice. And we think you have a knack for designing slick slides. Ok, quindi le slide le faccio noi. Faccio nient'altro che copiare template online. Shit, ok, lascia stare, dai. Ma che ci sgara? Devi solo cercare. Modern slide template 2014 free download. And no virus? Esatto. Non vorresti farti fottere i dati, giusto? Spero solo che riusciamo a cavarcela, sali e sali. Dobbiamo solo impegnarci un attimino. Che succede? No. Niente se, niente ma. Ce la faremo. Dobbiamo farcela. Non abbiamo un piano di riserva? Questo è il piano di riserva? Certo, giusto, cazzo. Che c'è? Ok, stiamo arrivando. Prepariamoci. Pronto quando sei pronto. Ok, lascia che boot this sucker up. It can smell urgency, so stay still. Ok, o inizierò a laggare. Non è un modello abbastanza decente o recente, non ho capito bene. No, I've made this thing crawl. Ok, suo fratello l'ha riempito di merda. Live wallpapers, ok. Eccoci qua. Roger. Book info. Iniziamo con le basi. Titolo e autore. Right, Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky. Dai, ma che belle le animazioni. Next. Malian themes. Russian memes non credo sia il caso. Crime, murder and stuff. Va bene, more or less. Non era Orgoglio e Pregiudizio, scusate. Crime and Punishment, come si traduce in italiano? Delitto e castigo? Credo sia. Next. Personaggi. Raskolnikov and gang, ok. Mi sono dimenticato come si spellano. Allora cerca su Google. Ho messo un messaggio? Shit. Ok, è lentissimo. Dude, no! Ho sentito il mio cellulare vibrare. Deve essere Louise. Non dovremmo controllare? Finiamo prima questo. Poi le rispondiamo. La classe sta per iniziare la lezione. Quindi muoviamoci. Prossimo. Analisi dei personaggi. Se mi ricordo correttamente, lo aveva messo nella group chat, giusto? L'adoro. Veloce, prossimo.
Sitting in cool summary notes. Il sommario può far comodo, metti caso che ci fa domande. Where could I possibly steal that from? No need to believe Louis made one. Right, how convenient. Che culo. Ci è andata bene. Continua a squillare. Calmiamoci. Ci siamo quasi. Mi va bene fare le cose all'ultimo, ma non così. Ok, siamo già alla 16. Però non me le chiamare strano. Ok, si è fermato. Calmiamo. Respiriamo. Ok, ci siamo quasi. Just a friend I haven't paid yet. Ok, sono un amico a cui non ho già ridato i soldi. Cosa? No, lascia stare, il prossimo. Story analysis, mages of the... Sarebbe, no, story analysis. Ctrl C, Ctrl V. Preach. Qualcos'altro? Flashy text effect? Our own take on it. È vero, sì, ha senso, perché così dà un po' più l'impressione che ci siamo impegnati. Me ne ero quasi dimenticato. I'd be surprised if you already have one, from any one at the moment. Mark, ladies and gentlemen. Precursion through the vision of punishment. Act of violence. Non lo so, non l'ho mai letto. Sarà questo. Se fai il cattivo, ci sono le ripercussioni. Careless act of violence lead to huge repercussions. This act may not be of violence, but boy is it huge repercussions if you lose finds out. Calmati, dai, ci siamo quasi. Abbiamo fatto, dai. Wow. Wow. Dai. Non finisci mai di sorprendermi con la tua coordinazione manocchio. Non riesco a crederci che ce l'abbiamo fatta di nuovo. Mi dispiace per essere un terribile groupmate, però tu ce l'hai fatta. Non chiedere scusa. Questa è, per fortuna, è l'ultima volta che devo lavorare con te. Per l'ennesima volta. Non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta. Oh, fatta cosa? Praticamente. Abbiamo battuto il boss. Sì, sai, videogiochi. Sì, leggendario Pawnbroker. Cosa? Mi piacciono tantissimo queste transizioni. È lei che non se la beve mai. Ah, davvero? Sì. Abbiamo fatto il suo grosso culo. Posso vedere? No, no, no. No, no, no. Cosa che c'è quello che intende? No, no. È morto. È morto, è nato. È che sta lì all'infinito. Molto carino. Che cosa cavolo state dicendo? Non riesco a credermi. Lo avete fatto di nuovo? È tutta colpa mia. Cosa? Eh? State parlando di Dark Fiends 3, giusto? Anch'io ci gioco ogni tanto. Non sono mai riuscito a superare il terzo regno della strega anche con il nerf exploit. Attenzione, una nerd. E avete già battuto quel boss? Sì, a quanto pare. Adesso è sparito, quindi non puoi vederlo. Lo so, però è comunque pazzesco. Però niente batte l'originale Dark Fiends 1. Sì, sono d'accordo. Ma parlando seriamente. Sir, just arrived, he's waiting for us to... Ok. Sir è già arrivato e ci sta aspettando per prepararci. Il gioco può aspettare. Quindi muoviamoci. Io non ci credo che questa cosa ha funzionato davvero. Lui è sull'orlo di un infarto. Palesemente lì lì col braccio sinistro che trema. E ancora una volta la dea bendata ha guardato verso di noi. Ero già pronto a consegnarmi. Cerchiamo di... Sì, basta con queste stronzate da fare tutto all'ultimo.
C'è ragione. Carino però il dotting sul... qua si vede meglio. È carino il dotting per fare le ombreggiature. Molto bellino. Dà anche texture ai vestiti, alla pelle. I capelli però no. Cioè lui sì, lui no. Molto bellina come, come scelta artistica. Funziona bene. Quindi ha giocato a Dark Things. E come, come fa a sapere dei nostri progressi? Non ne ho idea, starà lurcando le nostre statistiche. Quindi chi è che ti ha chiamato? Coach, ok, il coach per dei game. Beh, abbiamo avuto davvero tanto culo. Eh sì, è uscito proprio fuori dal nulla. Davvero, Dark Things? Think that one works for you. Oh, like it didn't take yours. Giustamente, la ragazza carina della scuola che è pure una nerd, che fai? Non, cioè, non... Sembra... Vabbè, buona, facciamo che abbiamo fatto. Posto così. Ci andate di culo e ci va bene così. No input. The Lost Cozy Boxes. E poi c'è stata questa volta. Posso sentirti, Ryan? Riesco a vederti che memorizzi ogni parola del tuo report sottovoce. Gioca DF? Ma che cazzo dici? La audio non avrebbe dovuto dirlo? Beh, buona fortuna, tanto è già fuori da, per qualsiasi speranza io avessi. Ricordo l'anno scorso a San Valentino, non eravamo ancora compagni di classe. C'erano tre ragazzi senior che l'aspettavano. Fiori, cioccolatini e altra roba. Poi questa Luisa è uscita fuori. I tre moschettieri l'hanno salutato in sincrono. Oddio! Ma questo 3D del... delle tendine qua? Ma che figo! Bello, bello, bello! Ah, lei è passata dritto, ha tirato dritto come se non esistessero neanche. Ok. Deve essersi bloccato. Stack up. Però cazzo, gioca a DF. Sì, questa è la stessa faccia che abbiamo visto quel giorno. What are you looking at? Cosa stai guardando? Weather looks nice. Però è un bel tempo. Io non capisco chi stava parlando. That's the same face we saw that day. Era lui che stava pensando... Sì, sono contenta che abbia smesso di piovere. Cosa? Che c'è? Ma non ha piovuto per tutto il mese scorso? Stai scherzando? No, davvero? Ha nerdato per un mese? Che cosa è successo? Seriamente? Se la memoria non mi inganna, sì. Mixing them up again? Forse mi sto confondendo di nuovo? Eh? Stai bene? T'a posto? Sì, sì, sto bene. Non ti preoccupare. Però è strano, sono abbastanza sicuro di non ricordarmi neanche un goccio di pioggia. Però vabbè, andiamo... ce l'abbiamo fatta, va bene così. Ci stavo rimuginando sopra. A cosa, quando la guardavi l'anno scorso. Penso che ascolterò semplicemente il... forse il... al prof. Fluff the foam, we're all over the place. Ecco qua, sta parlando del gatto. Ecco, hanno dovuto comprare un nuovo divano. Vabbè, perché ci sto anche solo a provare. Was touching at first? Ok. Alla decima volta che lo ripeti diventa un po' noioso, va bene. Vediamo cosa deve dire la classe. I think this is brought down to her knees. Ok, anche quelli che di solito seguono non hanno cazzi di stare ad ascoltarlo ogni volta. Eccoci qua. Yon's attacks from every corner. Ecco, stanno sbadigliando ovunque, lui è già andato.
No, anche c'è. Jujun continuerà a dormire per sempre anche di giorno. Anche se è il figlio del preside, quindi può farlo. Sono un po' triste. Oh, mi manca così tanto Ciu-Ciu. Sta parlando del suo amicetto che non c'è più. Spero che stia facendo refusa lì su. Ciu-Ciu, ci mancherai. Eri il migliore. Vabbè, spero che non vi abbia annoiato. Però iniziamo. Prossimo report è di Louise e gli altri. volete iniziare? Cosa? Ah, ok, devo ficcare l'USB. Ok, vigilarla. Ok. Non entra mai nella prima della seconda, vigilala 3 volte. Group 6, report 4. Ma quindi loro lavorano sempre con le stesse persone? Mi sembra di capire. Cioè, il group 6 sono sempre loro tre, e questo è il quarto report che fanno insieme. Credo di comprendere. Va bene. O la spacca. Aspetto. Cazzo, le slide. Se ci siamo dimenticati qualcosa? Se abbiamo sbagliato qualcosa? E se lo sapesse? Forse sbaglio e poi mi ammazza e. Mark? Ah, sì, è il mio turno, giusto. Cosa. Quindi, sì. Ciao, Mark, sono i compagni. No, no. Ci deride fortissimo. Vabbè. Quest'oggi mi accompagnano i miei compagni, Ryan e Luis. Adesso vi presentiamo il nostro report su. Com'è che era in italiano? Crimes and Punishment? Delitto e castigo di Dostoevsky. Delitto e castigo in italiano, scusate, fatemi un trovare. Delitto e castigo, sì, di Fedor Dostoevsky, sì, è lui, è lui. E lui, è lui. Delitto e castigo è probabilmente uno dei migliori lavori dell'intera letteratura russa, che esplora i temi della psicologia umana, della moralità, del crimine, dell'omicidio, le conseguenze, il repentance, cosa che è tipo del pentimento e altre cose. La storia inizia in un giorno particolarmente soleggiato a San Pietroburgo. E quando intendo particolarmente soleggiato, l'autore cerca di collegarlo tematicamente al concetto di crimine. E poi ne riparliamo comunque. Sì, ben fatta lei. Presa benissimo. E alla fine lei sceglie Mary Lucin. Raskolnikov, a sua volta, è incazzato per colpa di questa scelta. Hey, dude, non parlare. Non so che ho fatto cappato. No, 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 no. Anche se. In effetti è bello. Zitto. What I mean is that was. In realtà hai fatto un buon lavoro. Che. È inaspettato da parte tua. Stai scherzando? I barely even studied. Non mi sono neanche preparato. Come ho fatto a fare un buon lavoro? Non hai visto le loro facce? Non le ho guardate e non volevo guardarle. Ah, capisco. Non vuoi essere cailato? Ero sull'orlo del precipizio, fra. Beh, adesso siamo tranquilli. Non ci credo. Mi sono sentito sotto pressione solo per la presenza di Luis. E se le avessimo distrutto i suoi voti immacolati? Se avessimo sbagliato qualcosa? I spy with my little eye, that's not. Fidati che non succederà. Che cosa intendi? Guarda il prof. Ah, addirittura ha alzato lo sguardo da Candy Crush. Attenzione, è interessato. Wow. Capito, sta davvero ascoltando. Che succede effettivamente raramente. Guardalo, guardalo. Ascoltano tutti quando parla lei. Beh, è vero. Plausibile. Scusi per un attimo, signorina Ordunia.
Mark e Ryan, forse vorreste continuare la conversazione con l'intera classe? Se non potete parlare, preferiamo il silenzio, grazie. Dato che la signorina Ordunia sta facendo il lavoro duro, mi sa. Sgamatini? Chiedo scusa, Miss Ordunia, continui pure. È la cocca dei prof per un motivo. Shh. Bene. Ho controllato l'area. No. Non c'è traccia di Louise che cerca di ammazzarmi. Probabilmente starà seguendo qualche meeting di qualche club. Ok, devo solo mangiare il pranzo. Non finisce mai in modo buono con questa ragazza. Non ho ancora mai parlato con lei? Immagino che ci sia sempre quel tipo di persona. Ma forse questa volta ci posso riuscire. Why not? Ciao Jessica. Com'è? Jessica? Il cielo? Ok. Sì, figo. Volevo solo dire... quel disegno dell'albero che hai postato? Molto carino. Ottimo lavoro. Oh. Hai anche messo like, però... non dovrebbe essere complimentato. No? Beh, allora, buona giornata. Abbiamo provato. C'è stato un tentativo. Quantomeno c'è stato un tentativo. Preteen breakup letter. No, qualcuno si è lasciato via lettera. Dear May? I hate you, May. Wait, dear May, I hate you, May. Give me back my Queen Elsa pencil. Or we are no longer friends. Regards, Jen. Ma Jen non credo che si scriva con l'H in mezzo. Jenny. Niente, Jen. È andata male. Lesson was retained very well. È vero, effettivamente hanno imparato almeno come scrivere una lettera decente. Ah no, Sir è proprio il suo nome, l'insegnante del mese, Gina Armando. Evento del club di fotografia, prom 2015. Greek deities, ok. Va bene. La corkboard. Sono d'accordo. Questo era venuto un sacco nella prima settimana. E adesso sta solamente prendendo polvere. Ah, ok. Oh wow, che strano zoom. Ehi, hey, Mark! Fantastico. Hi Mark, I'm classmates. E oggi sono scemo. Ah, ciao Jaggy. Cos'è il tuo... oh, per favore, amami. Ehi, fai silenzio, scemo. Sei fortunato che i signor non siano qui. Non saresti carne da macello. As if only the seniors know him. Eh? How do you remember that line? That was ages ago. Non ho capito. E per tua informazione non ho mai detto per favore amami. E io non ho detto oggi sono scemo. Sei un osso duro. You should have the guts to save his life. Però ti piacerebbe avere le palle di dire per favore amami. Ah, fai silenzio. Solo Louise è il mio unico vero amore. E niente potrà fermarmi. Bugiarda. Sai, hai fatto l'ultimo lavoro prima. Where did the report? Fucked up. Non c'è bisogno che tu me lo dica, Kat. No, no, no.
L'hai fatto un ultimo lavoro, non hai fatto una stanzata. Non ci credo. Davvero? Questa è stata tipo la terza volta in cui la tua forma intelligente è venuta fuori. La tua trasformazione intelligente. No, in realtà Ryan mi ha fatto un sommario in pochi minuti. Attenzione, Marco, lo sapevo. C'è un genio latente che dorme. Che dorme dentro di te. E temo proprio che non si sveglierà mai. Aia. Per qualcuno che vive da sola. Da solo? Stai facendo un ottimo lavoro. Sto aspettando la punchline. No, Marco, davvero, non te ne rendi conto? Ti stai trattenendo. Potresti massimizzare quella materia grigia invece di non fare un cazzo tutto il giorno. Non continuare a livellare, non lo chiamerei fare un cazzo tutto il giorno. Smetti da scemo. Dove sta Riddle comunque? Ah, a proposito, non è che mi faccia piacere dirlo, però Luis ti piace adesso, eh? Oh sì, benvenuto nella competizione, baby. Non direi che mi piace. Quindi ti piace un pochino adesso? È questo che intendi? Nuovo challenger? Circa, credo. Wow, stai davvero parlando di lei? Questa è una novità. Perché non ci crederai, ma gioca Dark Fiends. Oh cazzo. Ma davvero? Davvero, davvero? No, non me l'aspettavo proprio. Pensavo che dovesse. Che una persona fosse destinata a scegliere fra bei voti e ottimi punteggi. Io sono. Eccoci qua, di nuovo. Sono innamorata persa. Sì, vabbè, Jaggy chi? Conosco solo Louise. Top Achiever, una maestra di scacchi adesso. Una hardcore game, non è. No, hardcore game, non ha concluso manco il terzo livello. Dai, hardcore mi sembra un po' troppo. Cosa potresti mai chiedere di più? Jaggy Boy is out of the question. Certo. Fuori questione? Da dove cazzo sei uscito tu? Sono uscito qui ieri. Mi chiedo chi è che stesse parlando con me ieri. Riguardo Jaggy Boy che era così figo. E così bravo a basketball. Penso che abbia detto che Jaggy Boy ha tutto. Certo, Ryder. Ti giuro su Dio. Aspetta che scopro chi ti piace. Continuerò a dannarti per il resto della tua vita. Segnatelo. E anche tu, Mark. Mark my words. Buona fortuna a trovare il mio inesistente interesse amoroso. Non puoi fregare i tuoi migliori amici, hipster boy. Ragazzi, lo dico davvero quando. Cioè, lo penso davvero quando lo dico. Non nella mia lista. Io però non sto capendo. Chi cazzo è sto Jaggy Boy? Non era lei Jaggy? A meno che non sia un ragazzo? No, però la gonna. Quindi deduco che sia una ragazza. E quella volta che sei andato a fare shopping con Angel? Angel? Oh. Quella volta che eri nel letto con Trixie? Trixie? Nel letto? E Alex? Fuori dal bar di notte tarda? Che cazzo? Non lo sapevo che i fotografi si pigliassero tutte le ragazze. Fai attenzione, Cap. Stai saltando le conclusioni. Ma davvero? E allora spiega. Cosa pensi che stessi facendo? Erano fotografie. Sì, certo, ottima scusa, fratello. Ma non sotto il mio occhio vigile. Guarda, capisco ancora il bar perché ci sono nel neon e tutto quanto. Ma dai, sul letto? Take some shot wherever they prefer.
Mi hanno chiesto se potevo fare delle foto dove preferivano loro. Tutto qua. Foto? Che tipo? Eh? Oh, finiscila. È tutto qua? Oh, ragazzi. Siete cresciuti così in fretta? E tu stai crescendo ancora più in fretta? Ah, è lui che faceva il corto. No one knows what it's about, giusto? A tempo debito, ok? Ne varrà la pena. You sure? I don't show them in distance. I'm gonna watch it. Ok? Beh, finché ce lo guardiamo insieme. Va bene. Mi va bene, mi sta bene. Certo. Se volete posso chiedere al mio produttore di organizzare un private screening, ok? Una visione solo per loro. Solo per te, J-Boy. Che hai detto? Per me... Miss Luis? Ah, chi lo sa? Uno dei nuovi studenti potrebbe superare Luis. Come osi parlare... parlare così dalla nostra dea? Aspetta, cosa? New students? Ha parlato di nuovi studenti? Vivi sotto una roccia, fra? Dicono che dei nuovi studenti si trasferiranno a breve. È strano. Ninth graders? Ok. Ninth graders è tipo fine medie, inizio superiori. Dovrebbe essere. Non lo so, questo tutto... c'è stato di nuovo quel fruscio strano, eh? E questo è tutto ciò che ti posso dire per ora. Oh sì! Momento di fare faville. E impressionare tutte le nuove ragazze con il mio charme. Certo. Fake it till you make it. Sai cosa, J-Boy? Mangiamo prima che finisca la pausa pranzo. Io non capisco. Io non capisco. Chi cazzo è? Cioè, perché si riferiscono a lei chiamandola J-Boy? L'hanno fatto più volte, ma J-Boy non è un altro personaggio? Lei è Kat. Che c'è tra George e J-Boy? Vi odio. Non capisco. Non capisco, mi mancano dei pezzi. Io credo che sia un problema di traduzione a questo punto. Katy. Boys prone thingy out. Sì, sì, ho visto. James Junior and Senior are ready for Raw Night 2015 with Prodionas. Greek deities. Where are the Amazon Integrated School? Okay. It's a name to be announced. Keep an eye out for it. We all gonna dress as E, that's sick. Going for Poseidon? No. Quanto si paga? To be assigned, okay. Betting they serve the same freaking cafeteria food. Betting is for principal crusty makeup. Okay. Betting is crusty makeup. Che vuol dire? Scommetto che è per il trucco rovinato del preside. Che cazzo c'entra? Rifle School Pride, non ho capito. Is he dance on the same floor? Philomini told me. Pay 750 for the first prom, so that was 13. 800? Alumnus. È vero, alumni è il plurale. Come curriculum e curricula. 800, è una fraccata di soldi. Per preso sabato di espulsion? Qualcuno può parlare con il figlio del preside per sta stronzata? Oop, can't do that. Oop, why or why? Because he's still asleep. Fottetevi. You don't know, ok. Scusate, Kathy. Kathy. Niente, vabbè, ci ho provato. Ah, MCR sarebbe i loro nomi. Mark, Kath e Ryder.
Good old days, I wish we were still classmates. Screw the serious shuffle, man. Ah, perché ogni anno cambiano classe loro? Ok, che roba strana. Un po' strano cambiare classe ogni anno, no? Fai un po' fatica a farti amici. Cos'è? What do you guys think now? Quindi probabilmente sarà 8,50 per una notte. Quanto equivalgono? Scusate, voglio vedere. 800 pesos. In euro. Sono 40 euro. Un po' tantino, eh? Beh, forse per il prom manco tanto. Però per una serata. Cioè, alla fine semplicemente entri a scuola e mangi. Quindi 40 euro forse sì. The bullshit alarms are going off. Oh, wait, what? Mi ha scritto Luis? I retrieved myself a dinner buffet for the same price. Think about it for sure. Sì, infatti, meglio se ci facciamo i cazzi nostri. Hey! Ciao! Volevo ringraziarti per prima. No. Le slide non erano assolutamente il meglio che si potesse fare, però andavano bene. Deve esserti ci voluto un sacco per sistemarle. Sì, sì, grazie, no, certo, sì, sì, sì. Non ci ho messo un intero giorno, però. Minuti. Un'oretta? Impressionante. After that, nothing problem. I wasn't going to interrupt. There's just one confrontation anymore. Ok. Carina, come cosa molto adulta, molto civile. Stai dicendo che no, dopo l'ultima volta non voleva altri casini. Cioè, l'ultima volta stava per incazzarsi di brutto, però non voleva essere cattiva, non voleva altri confronti. Lo so, mi dispiace per quella volta. Sei stato molto bravo anche a presentare, forse addirittura più bravo di me. Devi esserti preparato un sacco. Non volevo farci fare brutta figura. Non so comunque cos'è. Beh, dopo l'ultima volta di certo non avrei fatto un altro casino, dai. Ti ho sempre visto come uno studente molto pigro, che di solito non si sbatte fino a che non arriva il momento. Lui si è messo a sorridere, ragazzi. Sapete tutti cosa vuol dire questo. Sapete tutti. Non tutti, però molte persone si saranno ritrovate in questa stessa posizione, con il cellulare davanti agli occhi, con quel sorrisino ebete. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Come diceva una sigla di un famoso Colossal, ai 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 ai, un giorno ti innamorerai. Però mi hai dimostrato che mi sbagliavo. Sapevo che ce l'avessi fatta. Continua così. Grazie, Press. Cosa? No. C'è qualcosa che non torna. Sir Armando gave a group perfect grade. A faccia lo cazzo, giornata dell'anno proprio. Giornata dell'anno, abbiamo scoperto che la nostra crush gioca ai videogiochi come noi. Abbiamo fatto una presentazione da 10. La nostra crush ci ha invitato a vederla giocare a scacchi l'indomani. Quando ci svegliamo? Davvero? Molto carino da parte sua. I thought maybe you guys want come and watch. Ah, ha chiesto anche a Ryan. Fuck! Vabbè. Ehi, allora. Una persona stolta potrebbe vedere questo come un fallimento. Ma è qua che arriva il genio. Ma una persona intelligente, un big brain man, sa che questo è comunque un appuntamento. Che sia con altri, che sia con una situazione un po' particolare, è comunque un incontro, più che un appuntamento, è un incontro.
E se the world God only knows mi ha insegnato qualcosa, questo è il momento in cui la visual novel parte, no? Il dating sim vuol dire che stiamo, no? Abbiamo, cioè proprio la svolta così, eh? Ed entri proprio nella root, capito? Tutto qua. Certo, no, che certo, perché no? Che scherzi? Fra l'altro, due ragazze in una botta sola. Due ragazze in una botta sola. Due ragazze in una botta sola. Voglio dire, io se fossi single a pie pari proprio. Se fossi single, sono fidanzato, quindi è posto così. Ti mando i dettagli dopo. Però sono curioso, avete battuto DF3? Sì, abbiamo fatto maratona da quando è stato rilasciato. Wikipedia. E qua. E qua. Dai. Cioè, forza, sì. Ti insegno tutto. Ti insegno tutto. May not have a good time to play soon. You know, exam school project, what have you done? Ok. Neanche un'oretta libera? Sicura, sicura? Non sono sicura al momento. Ma ti faccio sapere appena lo scopro. Devo dirti qualcosa di importante domani? Oh. Cosa... che cosa? Lo scoprirai. Ok, no rush. Nessuna fretta. Please control the press. Make me sound superior. See you tomorrow. Allora. 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 Un uomo stolto vedrebbe questa come una vittoria. Ma un uomo saggio sa che nulla è certo finché non lo dice, chiaro e tondo. L'apalissiano è alla luce del sole. Se non lo dice ad alta voce, questo potrebbe essere tutto il contrario di tutto. Ok? Ah, certo, come no. Ci vediamo domani. Beh, è successo davvero? Che cazzo... Ah, I'm in Pearl 1415. Ok, qua c'è tutto il gruppo della 9P. Oh, big hype. Oh, oddio. Brian, dai, stai zitto che c'è la foto di Rick e Morty. Non vali un cazzo nella vita. Scusate. È un po' gratuito questo, scusate. I'll be Zeus to get all the girls. Katy! Non sto capendo se finge o se effettivamente gli piacciono le ragazze. Le piacciono le ragazze. E ragazzi? Fatti i cazzi tuoi. We got them, it's supposed to be nips out. Brian, io ti odio. Sei un fallito, Brian. Non parlare più, per favore. Not by Norse. Is this set in stone? Stata Medusa reference. Oh, l'ho capito. E allora mi sa che non vado. Kyle, non ce ne frega un cazzo. Non ce ne frega davvero un cazzo. Tu c'hai il... cos'è? La foto di Yorick. No, dai. Pure tu. Puoi andare come Thor. Cioè, nessuno può fermarti. Come se ne valesse la pena pagare. In effetti 40 pippini sono un po' tantini, eh. 40 pippini sono un po' tantini, eh. In before prized fun run. Eccola qua. Can you finish your group work? Like Jessica così. Jessica è quella della quella della foto su Facebook che non parla mai, ok? You're not having our PMs, and he's offline again. Eccolo qua. Eccolo qua, gustati. Che gruppo. Oh, Jamie? Pressing up this and transfer... L'hanno ignorato, poverina. O poverino.
I think Robert Redford is going to High School Girls. Ehi, guarda Katie, bella contenta. Eccolo lì, partita già, per la tangente è andato. Carino però, mi piace, mi fa tornare un po'. Fra l'altro dietro c'è il cartellone del gioco di cui parlavano. Qualcuno vuole comprare quelli di qualità. Ma che cazzo vuoi, Charles? Con la foto, con gli ombrelli, ma che stai facendo? Pick one of the sir. Replace his card. Giungate mi ammidiz. Ok, dettagli, non credo. Però devo dire, mi sta immergendo un po'. Sta andando bene da questo punto di vista. Mi sta immergendo un po' in quella che era l'esperienza delle superiori, La ricordo con molto affetto. Un po' sì, Tutti i gruppi e i sottogruppi e le crush e a chi piace chi. Bello, bello, bello. Perché c'è il gruppo della classe, poi c'è il gruppo di parte della classe, poi c'è il gruppo solo con gli amichetti del resto della scuola. Eh sì! Justin Lewis messaged me. Ehi! Lewis cosa? Sì, mi ha invitato a guardare la sua partita di scacchi. Che ti è impazzito! Cosa cazzo da me in mente? She know I'm the right choice. Certo, certo. Devo fare. She's gay. Che cazzo. You've got. No, ti sei fatta l'idea sbagliata? Sì, anche. Sta andando anche la sua amica. La sua migliore amica, Così le viene il doppio. Di cazzatura. È perché tutto il gruppo ha preso TV voti, ok? But this is a new. Sì, Non credo proprio, Non. Mi sembra un po' sculato, Che Mark, guarda caso. But Mark Shing, I'll try to be out of love right now. If I send a picture of you and Jaggy, I would bet the same. Non ti permettere? Non ti permettere di sì. Oh, ma guardala che carino! Però scusami, J-Boy è il ragazzo con cui parlavamo prima, il nostro migliore amico? Non mi ricordo mica. Cioè, però sì, è lui, è quello che gioca a basket, no? Oh, non ero io. Non sono stato io. Vi odio, stronzi. Scommetto che Kath che sta tremando. Sì, perché sono incazzato. But, sorry, I don't think I... But I crammed a good project. Oh, ma dai. Sure, Mr. Love Guru? Ah, dici? Dici che sono tipo yin e yang, quindi gli opposti si attraggono? Good night, camera boy and lover boy. Il mio nickname, pure. J-Boy! Basta, ok, adesso ho capito. La chiamano J-Boy perché tipo ti piace J-Boy e quindi ti faccio rodere il culo. Charles, mannaggia. Ma che cazzo fai, Charles? Charles, ma che cazzo? Not even rainy these days, esatto. Where's the blue color? Cool. Madonna mia, sono andati davvero a fondo con sta roba. Please stop tagging me. No said man, ok. Sì. Bene. Mike Aguilar. Prisoner has a current effort providing shelter and humanitarian need for the ruling victims, ok. Ridel Gonzalez. Shelter photography, ok. LinkedIn. Pork Barrels comeback. For the staff for funding 150 million pesos. Through casinos in public funds game. Ah. Eccolo lì. Been playing all day, another one. Maybe Alpha Kyle is... Yor... Minchia, se l'ho beccato da 7 pixel! Da 7 pixel l'ho beccato, che era la copia di Yorick. Lo sapevo... Troppo forte, sono troppo forte, ragazzi. Sono troppo forte, sono incredibile, fottissimo. This is it, coming soon. Ok? È tipo... Ah, ogni nuovo singolo, ok, quindi un... Can make the bad guys good for a weekend, you may... iPhone 6 Plus, ok. Alex Miranda. Che sta qua?
in a relationship. È un po' troppo grande l'occhio. Ma non aveva tipo... No, il ragazzo? Keep slaying, sis. A crown, you dropped this queen of prima, my dear niece, on school there. Hot slay queen. Cringe. How much? Ah, ok. Parlava del cellulare. Scusate, sono una persona orribile. Sono una persona orribile. No way for bigger than that, eh? Anche da so. You're dead as fuck. Ok. Hopes crushed, I'm taken. Quindi fidanzato. Post. Beh, post. Voglio mettere like? No, non... Non penso che metterlo. No, mettiamo like a lui, condividiamo, metti qualcuno dei nostri contatti interessato. Qua siamo a posto. You there, open minded with business, do you wanna... Your cash? Anzi, sai cosa? Le metto like perché magari ci dà qualche... Qualche cosa tipo... Non posso commentare qui però, per qualche motivo. Io qui possiamo commentare? Aumentiamo l'engagement, così l'algoritmo... Aiuto il nostro amico Rydell. No, niente. Quindi, boh, vabbè. No, dico, magari c'è qualche interazione con lei particolare. Cash the graph screen, non can afford it. No, grazie. Application are not closed. Vaffanculo. How do I get in? Get in, sir. The graph, you can't afford. Think of your play next year. Che foto abbiamo noi? Good place to put it, bisogna come so pure us. Perfetto, eccoci qua. Edgy boy. È complicato? Non mi pare proprio. Sei solo single al momento. Cos'è quella foto? È anche stamattina l'ha guardata, cos'è? Grazie, Luis. Keep on dreaming, sto cazzo. Beh, se continui ad allenarti, prima o poi, per la legge dei grandi numeri, potresti avere la fortuna di entrare. Oh, siamo già alla partita. Fantastico. Chi gioca? She was racing through my brain. Good luck, Louise. È lei? Ok. Ah, tu sei l'amica di Louise? Questa sarà la sua migliore amica. Non l'ho mai vista fuori da scuola finora. È stilosa, eccentrica? Stilosamente eccentrica? Ciao? Sei Sofia? Scusami. Where is your voice? Whitening soaps and priming schemes? Sei soaps in just a month. Quindi no, grazie. Non penso che tu... Che mi ha chiesto di venire Louise. Non mi scrive mai... Non è capito. Deficiente. Ci sei cascato. E non ce la faccio. Ah, quindi sei quel tipo di persona. Quindi tu sei Marky, giusto? Mark. Senza la Y. Sei arrivato giusto in tempo, Marky. No, in realtà sei in ritardo di qualche minuto, ma non c'è problema. Piacere di conoscerti, anche da parte mia, Sofia. Dingleberry. Sono tipo... Sì, Dingleberry. Ruby. Ah, va bene anche Ruby. Quindi sei la migliore amica di Louise? La migliore delle migliori.
Like, did you know Katrina? Al contrario di quanto molti credono. Louise gioca ai videogiochi? Hai capito bene, videogiochi? Wow! Non... wow, incredibile. Lo sanno tutti ormai. Ah? Huh? Cosa? Non ci credo, pensavo... ormai si è venuto fuori. Lascia stare, però qui... beh, però, senti questo. Lo sapevi che può fare praticamente qualsiasi cosa? A parte le cose illegali, e... 20, 21, 22... 23 attività che detesto. Le ho segnate sul mio cellulare. Vuoi vederle? Qualsiasi cosa stia succedendo mi sta un po' preoccupando. Non credo di aver bisogno di vedere questa roba. Ah, certo, certo. Sono informazioni confidenziali da migliori amiche. Scusami. E poi lo sai che non si portano i pompon... partite di scacchi, sì. Why do you think I look around? Perché non devo chiedere in giro? Certo, Daniel B. Vabbè. Devo andare. Andiamo a vedere come sta andando... la partita. Aspetta. Wait, what? Sono... familiari. Credo di aver già visto le loro facce. Io vedo solamente il tipo che sta sudando. O fa un caldo bestiale qui dentro... o sta già perdendo? Non lo so. Sembra che stia già perdendo. Oh, chiedo scusa. Fa davvero caldo qui, eh? Non è che stai perdendo, roba del genere. Finiscila. Dove cazzo è finito? Ah, no, era... hey, Louise. Credo in te. Ce la puoi fare. Ce l'hai sempre fatta. Abbassa la voce. Oh, era troppo alto? Scusa, Louise! Ti prego, uccidetemi. Vedi? Ah, le va bene. Non per molto... no, not long. Non ci metteranno molto a cacciarci fuori se continui così. Però mi sta venendo un sacco fame. Tu? Va bene. Cacciamoci da soli a sto punto, abbiamo capito. Guarda cosa abbiamo qui. Cosa? Polly, la miglior giocatrice di Manzanero. Polly chi? Quella in giallo. Ha battuto Louise 2 anni fa. Non riesco a credere che sia tornata. Cosa è successo l'anno scorso? Non lo so, non si è presentata. Deve essere dedicata a trovare se stessa, certo. Però mi sembra che stia vincendo. No, fidati, quando te lo dico, sia lei che Louise sono estremamente brave a giocare. Ma Louise non ci... Non perderà questa volta. Pensi che ce la farà a vincere? Onestamente ne dubito. Cosa? Stai dubitando della tua migliore amica? No, voglio dire... è ovvio. La mia migliore amica non è abbastanza forte per fare sta roba. Ma non ho capito. Capisco, devi essere molto affamata. Sì, andiamocene. Ok. Bella sta cosa che siamo venuti a vedere una e ce ne stiamo uscendo con l'altra. Fantastico. Attenzione, che babaro? Gelatino? Voglio qualcosa di salato, va bene. Fish balls, ok. Takoyaki. Va bene. Oh fuck. Che cazzo devo fare? Che devo fare? Oi? No. Si è spostato. No no no, no, ma come? Io l'ho mancato e lei no. Ma che cazzo stai dicendo? Scusami. Dai, questo è preso. Easy. Le soundtrack sono prese da Pokémon Argento, comunque. Lo manca, lo manca. Dai che lo manca. Fuck! Aspetta, 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 aspetta un attimino, piano piano. Dai, preso. Sì, bomba. Dai, mancane uno. Eh no, quello è pieno, eh.
Non ne ha mancato uno. Dai, cazzo, è impossibile che non ne abbia mancato uno. Dai! Vabbè, ho capito, ma non posso fare manco un errore. Oh! Oh! Attenzione, c'è il plot twist. No! 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 Ho sbagliato tutto. No, ti prego. No! È il karma, questo è il karma. Vediamo se si gira un pochino. È andata male. Niente. È giusto. Il karma così ha deciso. No. Vabbè. Me la sono meritata, eh. Me la sono meritata. Ah, cavolo. Sono così buone. Massimo bilanciamento e un perfetto pizzico di sale. That's what makes the test even better. Every day, push a mercy. Stay on my sweet sauce once more. No. Un solo dip. Per favore! No. Per favore, per favore, per favore! No, non succederà, ragazzi. Dai, per favore, per favore, per favore! Ci ho provato. Avresti dovuto lasciarle di più. Intanto paghi tu. Cosa? Da dove ti è venuta fuori questa cosa? Ah? Stai scherzando? I ragazzi farebbero qualsiasi cosa nella speranza che io li faccia mettere con Luis. Cosa che non ho mai fatto. Ci credo perché? Non sono uno di loro. Sono uno di loro è il fraseggiamento perfetto, perché non abbiamo detto che siamo interessati a lei solo come amici. Abbiamo detto che non siamo uno di quei ragazzi che è disposto a fare queste porcherie pur di andare con lei. Capito? Due cose ben diverse. Sento una sottile strategia qui da qualche parte. Forse ti stai solo prendendo in giro. È così? Ah, no, no, no. Sono solamente un ragazzo amichevole che sta vivendo la sua vita ordinaria. Ciò che puzza davvero tanto qui è che lei abbia invitato qualcuno con cui non è neanche tanto amica. Ciò che fanno le persone amichevoli. Ma questo livello di amicizia non è tipico di lei. C'è qualcosa di strano qui. Forse lei... Forse le piaci? Ah, che divertente. C'era anche un altro nostro compagno che avrebbe dovuto essere qui. E poi ci sei anche tu, lo so. Sto scherzando. Però ultimamente si sta comportando in maniera strana. Sembra più... affabile del solito. Sì, sì, si sta prendendo più tempo per socializzare. Solitamente studi e basta. Sta uscendo dal suo guscio. Che studia tanto, eh. Con sorelle come la sua studierei anche un sacco. È un miracolo che siamo diventate amiche sin dal principio. Failed soon. Perché? Che è una cosa positiva. Perché? Intendo la parte dell'uscire dal suo guscio. Ah, certo. Perché pensi che stai... Vederla che passa dell'altro tempo con altra gente è una cosa strana. Però sono felice per lei. Eppure allo stesso tempo sembra che non sarà più lo stesso. È il brutto momento in cui bisogna crescere, bisogna scoprire che anche le altre persone vogliono fare nuove esperienze. È normale, è giusto che sia così. Però capisco che possa fare male. La rottura dello status quo è sempre un momento tragico nella vita di ogni giovane adulto. She's a teacher, Toddy. Ah, molti dicono che, cioè, che è una secchiona, immagino. Quindi sono contento che stia cambiando per il meglio.
Pensi che stia cercando di essere come me? Come te? A jolly girl, se è questo che pensi di me. Ma con quei pompon? Dubito seriamente. Scusami. Oh yeah, sì, un rubber pompon. Sì. E comunque, che sarà, sarà. Io starò sempre al fianco della mia migliore amica. No. Oh. Dovrò supportarla nel bene e nel male, giusto? È un bellissimo, è una bellissima cosa da dire. Spesso non vera, specialmente a quell'età, perché le amicizie nascono e finiscono in un batter d'occhio. No, ripeto, normale che sia così, ci siamo passati tutti, però carino comunque dirlo. Ok, rieccoci. È stato un match difficile. Solo la strategia si è uscita fuori dal nulla, ma fortunatamente sono riuscito a counterarlo. È stato difficile, ma mi sono divertito. Urrà, congratulazioni per Sis. Congratulazioni. Grazie, ragazzi. Aspetta, un cambio di strategia? Ho fatto qualcosa di illegale? Non quella strategia. Quelle barare. Quindi, Luis, quando sarà il prossimo game? Ah, non so se faranno entrare audience, vedremo. Perché? Vorresti tornare? Guarda sta faccia di impigna. Perché no? Se ho del tempo libero, perché no? Fantastico, te lo farò sapere appena possibile. Perché non festeggiamo stasera? Offro la cena. Ah, faccelo cazzo. Pizzeria? Nessun problema. Mark, vieni con noi? È che dico di no a una pizza gratis, scusami. Ma che scherzi. A posto. Cosa aspettiamo? Aspettate, datemi un attimo. Dingleberry? Non fare stronzate. Ti tengo d'occhio. Ma che ho fatto? Dingleberry, eh? Quando pare sto perdendo la mia migliore amica? Non stai scherzando quando dicevi che era molto amichevole. Non le ci è voluto molto, però è stata una cosa positiva. Lo so. È facile diventarle amica, eh? Molto facile. Un po' di mal di testa, però va bene. Però in una maniera simpatica. Was that the shouting? È stata colpa del suo urlare di prima? Esatto. Scusala. Deve esserti sentito così imbarazzato. Non... lascia stare. Ci sono passata pure io. È pazza in culo, sì. Borderline senza paura e molto allegra. Full of cheer, ma sei, certo. Deve essere per questo che siamo migliori amiche. Quello che non vedo in me stessa lo vedo in lei. Eccola qui che torna. Amichetti, mi dispiace davvero tanto. Perdonatemi. Che succede? Non posso uscire con voi stasera. Calmati, calmati un attimo. Andrà tutto bene, Fia. Dì alla nonna di stare bene per me. Lo farò. Lo farà. Grazie. Bello questo zoom. Mi è piaciuto. Carino, ok. Sta dando un po' di informazioni, tra virgolette, tra moltissime virgolette nascoste. Ci sta facendo capire che probabilmente Sonia, Sofia, adesso non mi ricordo come si chiama, ha una situazione familiare un po' particolare. Probabilmente in questo momento sua nonna non sta bene o sta avendo problemi di qualche tipo. E quindi lei si deve staccare. E a quanto pare Luis ne è consapevole e le è molto vicina. Carino questo lato di Luis, però, cioè molto affettuosa, pronta all'abbraccio quando la sua amica ne ha bisogno. Ci sta. Giuro che mi farò perdonare. So che lo farai. Bene. Ciao, sorellina. Ciao, Fia. Tu prova a toccarla, guarda che ti scasso, eh.
sfondo. Ciao Marky. Fortunello bastardo. Quello che dici tu, Dinkleberry. Ciao. Cosa... cosa ti ha detto? Monkey bastard? Sì, 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 monkey, sì. Sì, sì, monkey bastard. Oh, finiscila. Vogliamo sederci per un attimo? Io volevo la pizza in realtà, però vabbè, sediamoci un attimo. Mi stavo chiedendo... di Sofia? No, vuol dire... sì. Ah, sta andando all'ospedale. Sua nonna è in terapia intensiva. Deve essere successo qualcosa. Ah, mi dispiace. Ah, è stata una delle vittime del ruling. The judgment, o in qualsiasi modo lo chiamino adesso. È stato uno dei terremoti? Sì, quello a nord. Ferita da detriti? No, è... uno di quegli straordinari casi di coma? Non pensavo che mi sarebbe mai capitato di sentirne uno tra la gente che conosco. Quindi comunque, andiamo in pizzeria? O preferisci andare da qualche altra parte? Dove preferisci tu? No, dammi questa risposta, ma no, davvero, non è un problema. Non sono uno che mangia poca roba. Sicuro? Non mangio... sai cosa? Va bene la pizza. Quindi, cos'è che volevi... oh, mi sono quasi dimenticato. Ti dispiace se aggiungo qualcun altro all'invito? No? Fai pure. Chi è? Volevo dirlo anche a Sofia se non dovesse ne... the one should be telling her, so... sta per invitare il suo ragazzo. Prometto. Forse ti spaventerà. Specialmente perché viene da parte mia, ma... che vi avevo detto? Che vi avevo detto? Porca miseria! Che vi avevo detto? Sempre così. Sempre così. Ho un ragazzo. Oh, ok. Chi è il fortunello? Mike, il ragazzo dell'altra classe? Lo conosci? Perché non dovrei? Ah, è il tizio che suona la chitarra. Segui la sua band? Certo. Mi piace un sacco il loro stile di indie. E quindi come sai? Ah, stiamo insieme da un mesetto ormai. Di nascosto. Stiamo un po' testando le acque. Ho fatto una scelta razionale. Bene. Non mi sono mai reso conto di quanto fossi rinchiusa nel mio guscio. Lo studio è tutto ciò che c'era nella mia vita. Ma mi ha mostrato che c'è di più. Adesso. Adesso. Ah, adesso. Come dire... non la vedo... è positivo che una persona che di solito è... rimane nel suo guscio... allarghi un po' i suoi orizzonti. Per carità. Però... però, diciamo che non lo so, il fatto che stia uscendo già con il lead guitarist di una band mi fa tanto strano. Non vorrei che ci fosse qualche tipo di... non so come dirlo, condizionamento
che si sia lasciata un po' trasportare da qualche magari promessa un po' falsina. Perché io comunque il leader di una band lo vedo come un tipo abbastanza easy going, no? Cioè, lo vedo come uno bello strafottente, uno che comunque sa il suo, sa navigare certe situazioni. Non vorrei che lui usasse questo suo carattere per approfittarne magari di una persona che non è esattamente abituatissima ad avere a che fare in relazioni amorose. E che è importante avere persone vicine a te. Persone che ti conoscano davvero. E quindi eccomi qua che sto uscendo di più, mi sto facendo nuovi amici. E spero di star facendo un buon lavoro. Ah, quindi è per questo che cosa? Niente. Stai andando bene. Ero solita ignorare qualsiasi possibilità romantica pensando che fossero superflue, ma mi sbagliavo. Forse tutto ciò di cui hai bisogno è qualcuno che ti ricordi che fa bene lasciarsi andare ora. Io sono proprio il contrario come persona, sono esattamente l'opposto. La mia psicologa mi definiva maniaco del controllo. Non mi ha mai definito maniaco del controllo. Era a denti stretti, cioè a voce alta, però era palese che lo pensasse, che fosse, che è anche la verità. Io personalmente, quando sento qualcuno che mi dice "Ma lasciati andare", che cazzo hai detto? No, va contro il mio essere lasciarsi andare. Non lo so, più sento e lasciare tra le persone, più la sento parlare, più mi puzza tanto questa cosa. Persone che ti aiutino a trovare la giusta via. Ma che cazzo è, ti ha fatto il lavaggio del cervello già, Louise? Aspetta, ti va bene fare la terzo incomodo per un pochino? Non capire male, vorrei davvero ringraziarti per essere venuto qui. Certo, non mi dispiace. Ok, riguardo la cosa che ti volevo dire, sì. Sai, you caught me back there. E ci ho pensato a fondo. Non ha piovuto ultimamente, vero? Da quello che ricordo, no, è stato super caldo e super secco. E la stagione delle piogge non arriverà per un altro paio di mesi. Beh, sai cosa? Possiamo anche dare un'occhiata subito, giusto per essere sicuri. Ok, che strani zoom. Sono stata sbadata. Son Sunday, no, qui zero. Last week c'è stato un po' di nuvole, ma 2 weeks ago un pochino di nuvole, zero pioggia. 3 settimane fa, tra l'altro 35 gradi, puttana Eva. No, niente. Zero pioggia per le ultime 3 settimane. Quindi avevo ragione, sì, ricordavo bene, zero. Neanche una goccia d'acqua. Che strano. Sta piovendo fuori dalla mia finestra la settimana scorsa? Ma non può essere. Una nuvoletta piccina picciò? Non sto scherzando. Può succedere davvero, sai? Lo so, però. Hai mai avuto un forte senso di déjà vu? Questa cosa mi sta facendo sentire molto strano. La distorsione del video e dell'audio mi sta facendo formicolare la pelle. Così forte che sei certo al 100% che sia successo? Ma che non è successo davvero? No? Forse sono cose piccole che mi dimentico subito?
Sì, ho parlato con altre tre persone. E anche loro condividono. Stiamo condividendo la stessa esperienza? Di memorie false? Confabulation? No, non può essere. Non può essere così. Cioè, dovrebbe essere un po' più raro. E soprattutto non dovrebbe essere condiviso. Potrebbe essere una strana coincidenza? Potrebbe? Ma le probabilità sono estremamente rare. Sì, è vero, effettivamente avresti più probabilità di vincere la lotteria. Due volte di fila, la madonna. Io devo capire assolutamente cosa... Ehi, ragazzi, che succede? Oh, ciao! Aspetta, quello è... Una torta? Sì, congratulazioni! Non è un po' troppo? Erano solo i quarti di finale. una vittoria per il protone della mia vita? Ok. Mike, per favore, teniamocele per il privato ste cose, grazie. Comunque, questo è Mark. Il mio compagno e amico. Piacere di conoscerti, amico. Piacere mio. Oh, ero al tuo... Alla tua seratina, al tuo concerto di beneficenza il mese scorso. Ehi, yo! Grazie, fra, apprezzo molto. E sai, dobbiamo farlo per le vittime. Se non... Chiedo troppo, dov'è che sono andati i soldi? Li abbiamo donati a ECF e altre no profit che supportano la causa. Figo. Wow. Wow, Mike. Wow. Proprio secco, cazzo. Che botte risposta. Sì, abbiamo intenzione di fare un altro concertino prima della fine dell'anno. Specialmente adesso che c'è il nostro singolo che sta per uscire. Sì, ho visto. This is it, giusto? Esatto. This is it, baby. Quindi, andiamo? Andiamo. E vabbè. Che dire? Voglio rivederla, ti prego. Ma che cazzo. Wow. 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 Peccato per i dialoghi un po' ingenui, ma per il resto sto gioco sta andando davvero bene. Cioè all'inizio un po' lento, però... On my ways. Sono appena arrivato. Ah, ok, ha salutato i ragazzi e se ne è venuto qui. So, is it legit? Oh, Ryan. Ma vedi che non è Jay. Lui non è Jay. Quindi è un altro ragazzo ancora, Jay Boy, ok. Cosa? Le voci. Lui si è Mike. Play dumb. Faccio finta di niente. Faccio finta di niente, dai. Cioè, se un amico capirà. Cosa? Ah, e dai. Di solo sì o no. Sei andato alla sua partita ieri, giusto? Sì, avresti dovuto saltare gli allenamenti. Non lo posso fare. Il basketball è la mia vita. Quindi sì o no? Non posso né confermare né negare. È palesemente la risposta già data. Quindi sì, buonanotte. Nah, fottiti. Ci sono... C'è un sacco di pesci nel mare. Tipo Alex. Scherzo, ovviamente. Tipo... Vabbè, niente, lascia stare. Buonanotte. Oh. Yo, Marky, come cazzo ha avuto il mio numero? Sofia. Ah, fra l'altro lei era fra i miei amici, me lo ricordo. Cosa? Che succede, Bingo B? Per favore, lascia stare la Y. Oh, Marky. Hai sentito dei rumor?
Mi dispiace dirtelo, ma è reale. Oh, sì, lo so. Come? Ero nel terzo incomodo ieri. Oh. Deve averti fatto un bel po' male. Mi spiace, il povero piccolo Marky. Sto facendo un GoFundMe per me, grazie. Dobbiamo trovarci una ragazza. Non credo che sia la sua piattaforma giusta per quello. E poi te l'ho detto. Mi piaceva solo come amico. Nice try, Mark. Talk to you later, bye. Ehi, spero che tua nonna si riprenda. Oh, grazie. Mamma mia, se Sofia sembra la tipica persona che è super allegra solo per nascondere il fatto che è devastata. Che cazzo, sei venuto in pigiama? Hai intenzione di dormire qui? Non sono i posti migliori. Venture to always be the most authentic version of myself. Va bene, Cat. Quindi beccati questo. Ta-da! Ah, certo. Ma cosa ti passava per la mente quando hai messo addosso questo? Non sei un fan, vero? Non sto dicendo questo. Voglio dire che i pigiami di solito non si mettono fuori casa. Ah, e dai, Mark. Don't let your dull lifestyle spoil you. Sono così comodi i pigiami. Voglio mettermeli tutto il tempo. Voglio mettermeli sempre. Contenta te. Sono letteralmente il simbolo della libertà dell'industria dei vestiti. Vedi, quando mi indosso questi, mi sento come se volessi volare, fuggire e essere libera. Wow, che figo! Ah, non ti sorprende nulla. Alcune cose sì, tipo quando ti rifiuti di lavare i vestiti per un sacco di giorni. Crush bump, intuito. Come. Ok, va bene. Basta, me ne vado. Sai che questa non sarebbe una chiacchierata genuina se non ti dessi fastidio. Ma questo è tutto ciò che ti piglierai per oggi. Ma non è giusto! Io non posso prendermi gioco di niente rispetto a te. Perché tu sei così interessante? Ma grazie. Deve esserci qualcosa. Di cosa volevi parlare? Prima di tutto, i rumors? È vero che la mia futura moglie è già presa? Minchia, sono già tutti, ma certo. In effetti, se c'è la più carina della scuola che si trova un ragazzo, si sa, si sa. Che in realtà, ok, sì, giustamente anche il suo ragazzo è una crush di tutta la scuola. Mi disgusta il tuo gusto in uomini. Perché lui, Louise? Ah, il sogno è finito. Quindi cosa ti ha detto? Che sta scesa dopo di me, non credo proprio. Niente. Niente che ti possa interessare. Ah, dai, dimmelo. Quindi, concluso il segreto di Louise. Non c'è nessun altro che possa piacerti, giusto? Eh? Wow! Mi è appena. A parte Jaggy. Fanculo! Ah, sono arrivati i leak sui nuovi studenti. Ah, giusto, hai ragione. Ci sono anche i nomi. New crushes. Boop, boop. Stai pensando quello che sto pensando io? Stalkerin time! Roger! Stalker mode activated! Let's go! Questa roba è universale, ragazzi. È universale. Ah, mi devo alzare un pochino. Forma le chiappe. Vediamo un po'. Your teachers, please be informed of our two new transfer students. Bla bla bla, useless cheat. Per welcome on one new student. Come uno solo? Questo è il nostro. Ah, perché ce n'è più di uno, però non vanno tutti nella stessa classe. Questo è il nostro. Solo uno? Odio la vita. E il suo nome è Kate Corpus Glitchato. È una ragazza, però! Sembra una crush. Ah, scopriamolo. Scopriamolo, scusate. Whereas 9 Sapphire, we also welcome one of new student. E il suo nome
Nicole. Nicole Gilaxamana. È diventato tutto più scuro. Impressive. Luis got it right. Luis aveva ragione. Brunness. Che succede? Mark? Oh, Mark? Che succede, Mark? What's up? sei solito sparire un po', però non mai così. Che ti succede? Niente. È solo che la conosce, vero? Quel nome suona familiare, per qualche motivo. Sì, vabbè, come ti pare. Nice joke. Fammi indovinare, hai intenzione di spaventarmi di nuovo? Con come queste ragazze sono state uccise durante la prima guerra mondiale? Me l'hai già fatta una volta. Qualcosa di nuovo, per favore. No, non è quello. Ah, lascia stare. Me ne torno a casa se fai di nuovo così, eh? Va bene, va bene. Torniamo a stalkerare. Ok, detective. Vediamo cosa ci dice questa Kate. Niente risultati? Nada. E Katie? Forse il suo nome su internet è Katie? Zilch. Catherine? Vediamo. Ah, mi arrendo. Non si può fare nulla. Ci abbiamo provato davvero con tutti i nomi. Fanculo! La nostra nuova compagna di classe deve essere una completa introversa. O una che non sa usare il cellulare. Al giorno d'oggi? Tanto la vedremo presto. Giusto? È inutile che continuiamo a sbattere la testa al muro. E poi ne abbiamo un'altra ancora. Ah, sì. Siamo le dita incrociate. Qual è il suo nome? Nicole G. Laxmana. Laxamana. Wow, Mark. Hai iniziato a pagare per quelle app che ti fanno ricordare le cose meglio? Mi sono cascato con il free trial. Ok. Va bene, va bene. Ok. One Nicole Laxamana coming up. Eccola qua. Ehi, è della nostra età. E penso che mi piaccia. Cosa? Cosa? È così carina. Ah, oh, questa è molto bellina. Mi chiedo dove sia. Her look will grow on me for sure. Ok. Potrebbe essere la nostra prossima Louise. Che te ne pare? Mark? Perché mi sento come se... I've known them. I've known her for so long. Conoscessi da così tanto tempo. Potrebbe essere quello che diceva Luis? Ok, va bene, posso così. Me ne vado. No, aspetta! È solo che... Cosa? Morta durante la Grande Guerra? E poi è stata resuscitata da un culto satanico? No, è solo che... Sì, è carina. Potrebbe essere una delle tue future spose? Beh, adesso che sei rimasta a guardarlo per così tanto tempo, potrebbe diventare la tua. No, seriamente... Se dovesse essere sveglia quanto Luis, allora vai pure. Provaci pure, davvero? E vai! Felt the bottom here, I am rising back up! Esatto, ha toccato il fondo, ma adesso si torna su. Carina. Ok. Cut. Mamma. Devo rispondere. Ciao mamma. Cosa?
No, 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 ti prego, no. Ma mamma. Ah, va bene, vado. Sì, va bene, va bene. Dammi ancora un paio di minuti. Sì, vabbè, ciao. Che succede? Lo sai. Mamma, che fa la mamma? Sono appena arrivata e adesso devo già tornarmi a casa. Oh. Vabbè, essere sinceri, in effetti è già un po' tardi, eh. Certo. Fortunatamente tua mamma non è mai a casa. Ma tua mamma... deve essersi preoccupata, sai? Ma non mi importa. Dopotutto io sono a casa. Aspetta un attimo. Hai sentito? Wow, ok. Ok. Ha iniziato a piovere. Wow. Perché? Sei nata ieri? È da un po', no? Sì. E adesso stava venendo giù a catinelle. Come se stesse cercando di raggiungermi. Oh. No. Che cazzo fa? Non è che ti prendi un raffreddore. Grazie. Ok, parla. Non ti sei fatta la doccia oggi? L'ho fatta. Ma la... l'acqua a casa puzza. Non ne posso più. Sei un po' pazzerella oggi. Che ti succede? Potrei dire lo stesso di te, sai? Perché ti sembro... perché sembri così impressionata? Attenzione, Mark. Te ne sei dimenticato? Te l'ho detto, sono pluviofila. Pluvio che? Finisce con fila. Indovina. Vabbè, ti piace la pioggia, vabbè. Ti piace... ti piace... bagnarti? Sono molto meglio della mia testa. No, deficiente, io amo la pioggia. Allora devo essermi dimenticato. Prova un po' così. Avvicina la mano. Così. E poi? Lo senti? Sì, la pioggia, grazie al cazzo. Le gocce. Che cadono leggermente e graziosamente sul tuo polso. Non capirei mai come un pluviofilo apprezza questa cosa. E da quando è che ti è venuta questo kink? Coglione. Ti sei mai chiesto come facciano le farfalle a volare sotto la pioggia? Io ho sempre dato per scontato che non lo facessero e basta. Non lo fanno? Certo. Sono impotenti davanti a questa potentissima forza. Semplicemente si nascondono dove possono. E se non riescono a trovare un posto dove nascondersi? Tattered. Si fanno male oppure muoiono. A quanto pare ascoltavi la signorina Alma. Biologia era figa, fra. Vogliamo tornare a casa? Dobbiamo studiare per gli esami domani, sai?
bugiardo. Ah, ok, non per gli esami di domani, dobbiamo studiare domani per gli esami, intendo. Bugiardo. Dobbiamo dormire tutto il giorno. Eccoci qua. A proposito, dov'è Raidel? Viene, viene? No. Non ha letto? No, gli esami non lo fanno uscire. È andato... è perso un'altra volta. Oh, come mi piacerebbe che lui fosse qui. Ma così non ci staremmo sotto l'ombrello. E allora la faccia di Raidel sarebbe dritta su una pozzanghera. Serene soaked, vabbè, I bet you clumsy trivium push. Però non consiglio un pigiama per fare sta roba. Ehi, sì? Se voi due deficienti... Se voi me ne doveste, doveste allontanare da me, non vi perdonerei mai. Hai capito? Anche a nome di Raidel. Certo, principessa. Carini. Ma cos'è questo glitch? Mi sta tirando scemo sto gioco. Porca miseria, mi sta tirando scemo! Dannazione cat? Non dovevi tirarmi dentro sta roba? Ma sta piangendo o ha le occhiaie? Ok, stacchiamo qui per stasera. Stacchiamo qui per stasera? No, non stacchiamo qui, voglio sapere come va avanti. Mi ha tirato... In inglese si dice hook, line and sinker, cioè mi ha proprio tirato dentro, completamente. Io voglio sapere che cazzo sta succedendo. Perché il gioco di per sé è di base un simulatore, uno slice of life di vita delle medie barra superiori. Cioè è proprio quello. Gli amori, le lezioni, i voti, le amicizie, l'uscire, lo studiare. È proprio quella roba lì. Ma c'è questa nota dissonante di sottofondo... Che è questo glitch, e questi disastri naturali, e questa cosa del... di Louise che ha i ricordi fatti male, che io voglio saperne di più, devo saperne di più. Dimmi qualcosa. Ah, sono venuti fuori gli esami. Non vedo l'ora di sapere quali ho fallito. Che succede? Perché... Chemistry 50-50? Minchia. No, abbiamo superato tutto, no? Sbaglio? Luis, ah ok, come l'ho detto. Ah ok, questi sono tutti quelli della classe. Il nostro sarà questo. Kai, woo! Data di culo, sarà questo, eccoci qua. But which did you fought this time? Mark, 36 su 50, che è comunque un buon voto. Di nuovo? Ah, oltre il 30, anche questo l'abbiamo superato. Inglese, minchia, 31 spaccato. No! Attenzione. 30... Perché sempre 36? Sono tutti 36? No, adesso non può essere un 36, sarà il 39. Ok. Where's the one below 30? Below 30? Ah. Oh, merda. Cos'è, arte? Cazzo. Abbiamo floppato la grande, eh. Tipo un 3, quello. Ah. Oh. Vabbè, però arte, dai. Chi se ne fotte? Sì, non male. No, è andato solo di culo. Aspetta, che succede? Oh. Ah. Che cosa... Ah, ok. Sbagliato. Le note.
Sono perduto in questo ricordo un po' arraffazzonato, un po' confuso. Devo riorganizzarle. Non è così che me la ricordo. Devo ricordarmelo, dai, cazzo. Pargolo così talentuoso. Ti piace? Cazzatissimo. Concentrati, cazzo. Sto gallo quanto minchia deve rompere i coglioni ancora. Ma che cazzo? Ti stai allenando davvero tanto, eh? Forse vorresti smettere un pochino. Se non vuoi sembrare un idiota posseduto. Non dovevi farlo per forza? Mi hai quasi fatto venire un attacco di cuore. Poverino. Aspetta, Cat. Te lo dico già. Guarda un po' quelle occhiaie. Avevi davvero bisogno di quella botta di energia, certo. E chi pensi che sia la colpa? Beh. Non dare la colpa a me per i tuoi cazzi. Apro un attimo le finestre e poi vado un attimo in bagno. Ah. Che cazzo succede? Vai su setup. Ma che cazzo vuoi? È uscita una notifica sul computer. Boh, vabbè. Non accusare me per colpe tue. Te l'avevo detto che ci saremmo mossi presto oggi, eppure.
Eppure hai preferito giocare a quella stronzata di MMO. Ma chi è la responsabile per avermi portato in questo stupido piano? Ah, giusto. Mi chiedo proprio chi. Non osare. Oh, guarda. Non hai ancora risposto a me. Sono usciti fuori i risultati. Vediamo. Però la prossima volta cerca di dormire abbastanza, ok? Dio solo sa quale altre stronzate spaventose faresti da solo. Ah, stavo... Lascia stare. Anyone will be here in a moment now, then they'll be like... Whoa, Mark, is that you? This early? Ok, saranno tutti sorpresi di vederlo arrivare così presto a scuola. Mi sa che hai bisogno di un altro spavento per svegliarti per bene, eh? Ho preso 13 in arte. Un terzo spavento sarebbe un po' esagerato. Sicuro, sicuro? Sono sveglissimo ormai. Non preoccuparti. Se lo dici tu. Cosa hai preso qui? Beh. Però... Cathy, mica male. Decente. Niente di... sorprendente. Quello che è sorprendente è la tua definizione di decente. Beh, al contrario tuo, il mio livello è un po' più alto. Ad essere sincero, il mio livello è più alto del tuo. È solo che è al contrario, ecco. Beh. Immagino che... riuscirò a... farmelo andare bene. Cosa? Fartelo andare bene, sì. Ah, capisco. Stiamo giocando al gioco dell'essere umili. Vero? Eh? Guarda qui. Cosa pensi dei miei disgraziati punteggi? Fammi indovinare. I soliti 30-34 che ti fanno a stento passare? Forse questa volta sei stato fortunato e hai preso un 36? Ho detto, guarda i miei voti. Va bene. Cosa? 30? 30 cosa? Hai visto, eh? Modestamente, ho preso un 36. Che hai combinato? Eri seduto accanto a Luis? Hai copiato? Come osi? I had unfortunately... Sfortunatamente mi sono sbattuto e ho studiato. Come hai fatto a studiare? Quando? Non voglio menarmela, però... ho studiato per ben 2 ore senza distrarmi. Incredibile, datemi un attimo. Tutto questo il giorno prima degli esami. Non è stato mica un problema. Cazzo, eh? Ti ricordi cosa ti ho detto l'ultima volta? Che riguardo il mio genio latente che sta dormendo dentro di me? Sì. È proprio così? Come una fenice che rinasce dalle sue ceneri? È resuscitata dal suo sonno eterno. Ok. Basta giocare. È andata di culo. Gli insegnanti sono stati magnanimi. Gli esami erano molto facili. No che non lo erano. Basta. Dico di no. Direi che non erano per niente facili. Ah sì? Sì. È stato... A proposito di fortuna. Questo stupido piano ha effettivamente funzionato. Ancora.
Stai calmo e tieni giù la testa. Ricordati, dobbiamo stabilire una forte connessione con il nostro target. Il primo possibile. Non stavi scherzando? New students, do come in... Effettivamente i nuovi studenti si arrivano per primi. I novellini come lei vorrebbero attirare l'attenzione. Quindi vogliono conoscere gente quanto possibile prima delle lezioni. Lo pensi davvero? Essere la sua prima amica... Vale davvero la pena svegliarsi a quest'ora? Esattamente. Hai più probabilità di vincere il suo cuore. Oh. L'ho letto online, a proposito, certo. E perché io sono stato tirato dentro sta roba se riguarda solo te? Duh. Perché tu sei il backup. Cosa? Non era parte del piano. Shh, zitto. E adesso cosa? Non mi sembra che abbiano così tante intenzioni di attirare l'attenzione e conoscere altra gente. Fidati. Forse una un po' schiva. Ho visto di questo tipo prima di ora. Silenziosa come un topolino. Ma una volta che la conosci, beh, saresti sorpreso. Vedremo. Oh, cavolo, è carina. L'hai vista? Sì. Penso di sapere anche dove stiamo andando a parlare. Lo so. Diventeremo ottimi amici e poi le chiederò di uscire per un appuntamento e poi guarderemo le stelle e poi faremo quello che fanno nei film. Mi dispiace rovinarti la festa, ma questo non è Hollywood. Oh, non mai più. Eccoci qua, si va. Il piano, fantastico. A proposito, Kate, giusto? Ottimo inizio. Lei con delle... tu sei Kate, eh? Io sono Catherine Joyce, ma puoi chiamarmi Kat. Sono la più amichevole che troverai qui dentro, come potresti immaginare. Il tuo nome è Kate, giusto? Sono un po' come il mio, vero? Che coincidenza. Sono sicura che diventeremo ottime amiche. Ah sì, capisco questo tuo sentimento, amica mia. Fa schifo essere la nuova arrivata in una nuova scuola, lo so. Però tranquilla, ti abituerai. Sto iniziando a sudare. Siamo tutti simpatici qui, soprattutto io. Ci credo che non hai ancora trovato una ragazza. Poi parlo io. Quindi, benvenuta alla Liamson Intergrade School. Questa è la classe 9 Pearl. Cazzo al tuo servizio. Sei una tipa silenziosa, eh? Sono l'opposto esatto di una tipa silenziosa se continui a parlare. Quindi sarebbe molto carino da parte tua se riuscissi a stare zitta. Grazie. Però io... Ho detto grazie, no? La sua faccia è spettacolare. Così proprio. Benvenuto a Hollywood, eh? Qual è il problema? Il gatto ti ha mangiato la lingua? O dovrei dire... Kate got your tongue? Stronzo! Queste stupide battute non aiutano per niente. Sono stata spogliata di qualsiasi dignità. Non hai visto? Ho visto? Ed è stato divertente. Vedremo chi si sta divertendo adesso. Ma che cazzo fai? Te l'ho detto! Sei il piano di riserva. Ma non hai detto niente. Accontentati. Vai e parla con lei. Io mi incazzerei. Ciao. Sei stata un po' una stronza con la mia amica, voleva solo essere carina. Potevi quantomeno degnarti di dire... Guarda, non sono particolarmente interessata, anziché essere una fottuta burina. Benvenuta. Spero che t'ammazzi. Nel gioco, chiaramente. Nel gioco, palesemente nel gioco. E poi non è che io abbia alcuna dignità da perdere, quindi... Scusa per il casino di prima.
Quella era solo la mia amichetta che è un po' troppo amichevole. Ogni tanto è un po' così. Eccola qua. Già il primo pugno. Guarda, non voglio romperti il cazzo, però. Spero che tu ti diverta qui. E sentiti a casa, compagno. Come pensavo, sto parlando con un muro. Non ne vale la pena. Me ne vado. Ha ritratto il pugno. Aspetta. Dimmi. Sei libera di parlare? Qualcuno te l'ha detto? Cioè, dimmi cosa. Riguardo? Lascia stare. Vuoi parlarne? No, perfetto. Puoi andare adesso. Ma abbiamo appena parlato di Chica. Non mi piace blaterare. Ok. Mio nome è Kate. Se ti aiuta a stare zitto. Io sono Mark. Lei là dietro. Io sono Mark. Piacere di conoscerti. Immagino. E questa, signori, è la nostra nuova compagna di classe. Urrà! No, non ho idea di cosa sia appena successo. Ma non è giusto! Sono io quella socievole qui, non tu! Io ci ripenserei un attimo a sto titolo, fossi in te. Ma come? Si è pure presentata! Se puoi chiamarla presentazione. Ora che questa missione è fallita, posso andare a farmi un riposino? Oh, Mark, sei tu! Così presto! State zitto, là. Ficcati un calzino in bocca. Ehi, questa deve essere Katrina, right? Giusto? Come va, Katrina? Anche tu, Kat? Wow, ragazzi, perché siete venuti così presto? Cazzo. Hello? Ehi? Hey? Il cazzo si è mangiato la lingua? Ah, stai zitto! Ok. Va bene. Per oggi chiudiamo qua. Allora, devo dire, tutto sommato. È molto lento. È molto lento. Però è palese come voglio andare a parlare da qualche parte. È palese come voglio andare a parlare da qualche parte. Cioè, è un inizio lento, probabilmente volontariamente lento. Per farti abituare, per creare una situazione di status quo in cui tu hai una base su cui ormai sei fisso, su cui ormai sei consapevole di come sta andando il gioco. Però ogni volta c'è quel piccolo glitch, quel piccolo rumore di fondo che ti fa dire: ah, cosa sta succedendo qua? E funziona estremamente bene perché ti mette tanto a disagio, spesso e volentieri. Ti mette tanto a disagio. Io ricordo quando ho giocato alla visual novel di Fate Stay Night, che c'era un bellissimo momento, credo in Heaven's Feel, dovrebbe essere, o Unlimited Blade Works, però no, mi sa in Heaven's Feel, in cui il gioco mostrava uno dei personaggi che eseguiva questo sforzo disumano, questo sforzo devastante. E il gioco, per dimostrare quanto il protagonista fosse devastato dopo questa cosa, glitchava la musica. Cioè, anche se rimanevi fermo sulla stessa schermata, lui ti metteva numerose track, numerose host di sottofondo, una dopo l'altra, le faceva partire completamente a random, e il tuo cervello registrava questa cosa come un
nonostante non stia succedendo niente di strano a schermo, io dentro di me sento che c'è qualcosa di brutto che sta accadendo. E qua è più o meno la stessa cosa, solo che non utilizzano solo la soundtrack, ma utilizzano un po' tutto il contorno. E succede poco, piano, un po' alla volta. Però quando succede funziona bene, perché tu è l'equivalente del feedback randomico positivo. Se lo facessero spesso, non avrebbe lo stesso effetto. Invece tu ti tranquillizzi, dici ok, vediamo dove sta andando. Ah, c'è la battutina divertente, che simpatica, Kat. Vediamo dove va questa storia della crush. E poi qualcosa di brutto, qualcosa di strano, qualcosa di unnerving. Che ti mette proprio a disagio. È ben strutturato, è ben strutturato. Avrei preferito uno start un pelino più attention keeping, ok? Cioè, qualcosa che inizia, tu dici, ok, wow, che sta succedendo? Anche semplicemente una cutscene sulle catastrofi naturali, ok? Cioè, tu inizi con queste catastrofi naturali e poi, pam, taglio netto, sei il ragazzino che si sveglia a casa tua e suona il piano e poi se ne va a scuola perché ha la lezione a cui deve presentare la cosa di PowerPoint e fare il riassunto del libro. Cioè, quella roba lì è un ottimo inizio. È un ottimo inizio perché tu dici, sono passato da una catastrofe naturale che stava probabilmente massacrando una quantità industriale di gente a sto ragazzino che vive la sua vita tranquilla in questo slice of life e se ne va a scuola. E poi piano piano, tramite i social, volendo, potevi ottenere i pezzi del puzzle che ti permettevano di capire cosa avevi appena visto, ok? E te lo levavi dai coglioni come apertura, no? Era tutto spiegato, tutto tranquillo, a posto. Però era comunque qualcosa che ti faceva dire, wow, cosa sta succedendo qui? Particolare, strano. Quindi niente, io sono un grande fan degli inizi che ti attirano, che attirano subito l'attenzione, che ti fanno dire bomba. Sono molto interessato. Vedremo un pochino, magari domani continuiamo per un'oretta e mezza al massimo. E probabilmente domenica mattina faremo un bel po' di live. Quindi spero di continuarlo a breve. Forse anche sabato sera, non lo so, adesso vediamo. Perché dovrei andare in palestra anche. Capiamo. Signore e signori, un bacione. Grazie mille a tutti per essere passati. Statemi bene, buonanotte, ciao belli, alla prossima.